Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi con Assassin's Creed Syndicate. Questo gioco fantastico, perché detto da un fan, fantastico. E oggi andremo con il walkthrough di Assassin's Creed Syndicate. Dobbiamo seguire lui. Silenzio, Keylock mi sta cercando. Chi è Keylock? Uno dei capibanda di Starrick. Cosa vuole da te? Sta cercando di prendere alcune delle mie ricerche sul manufatto dei precursori. Il frutto dell'Eden. Parlami di questi Blight. Non avendo un esercito, Starrick ha reclutato l'intero mondo criminale. Le bande che l'hanno ostacolato sono state eliminate. Ora solo i Clinkers di Whitechapel resistono. Ma non sono forti come i Blighters. Incontriamo questi Clinkers, cosa ne dite? Vanno proprio al caso nostro. Vorrai scherzare? Ivi, stanno già lottando contro i Blighters. Così mi farò conoscere. È tutto sudato questo. Ora arrivano i Rooks. Oh, ragazzi, la mappa è fatta benissimo, guardate là. Voi, non so, cioè, se chi è stato a Londra se ne accorge che è identica. Oh, oh, chi c'è qua? Che razza di città? Nessuno guarda dove cammina. Sì, l'ho notato. Dannato Trud, so già che non lo finirò mai. Solo il cielo sa dove finiranno quelle parole. Bene, ora dovrò riscrivere tutto. Se vi andassi di ascoltare qualche storia, mi troverete dove il pancio è caldo e gli animi sono bollenti. Addio. Charles Dickens. Che tipo? Famosissimo. Quello Jacob era Charles Dickens. Conosce tutto e tutti in questa città. Se io fossi in te, terrei conto di questa conoscenza. La banda di Keylock è qui. Non devono seguirmi. Ci pensiamo noi. Tenete, potrebbero servirvi. Oh, bello, spero. La mia carrozza è vicina. Usatela per levarmeli di torno. Ci rivediamo alla bottega. Ciao ragazzi, Charles Dickens è uno dei più grandi scrittori inglesi. Appunto dell'epoca vittoriana. Ehi, la prima volta sulla carrozza, ragazzi. Dobbiamo... Bam! L'ho proprio sfondata quella carrozza. Aia. Ok, fatto fuori pure quest'altro. Sei inarrestabile. E questo è il motivo. Aggiungi la bottega di Green. George non lo permetterebbe mai. Ciò che rimane del credo per i re. Devo fare manovra qua. Certo, con queste carrozze è possibile distruggere mezza Londra. Proprio che Green sia sano e sano. Mi prende la polizia. Dirmi che quel tizio ti piace. Che cosa potremmo mai fare se la nostra unica fonte di informazione morisse? Starrick non sarà difficile da guidare. Io propongo di tornare indietro e cercare. Sono difficili da guidare queste carrozze, soprattutto quando si corre. Ho conquistato livello 6. Però sei la parte sbagliata della strada, frate. Forse sono io sbagliato. Riusciremo a portarla in modo dritto la carrozza? Cosa? Vai, 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 furia! Furia a cavallo del West. Ci siamo, ci siamo. Parcheggiamo la carrozza in modo corretto. Ehi, piano! Guarda là, qua che parcheggio perfetto. Ecco la porta. Salve. Li avete depistati? Non ci siamo limitati a questo. Chi è questa gente? Negli anni ho stabilito una rete di contatti qui in città. Splendido. Ci serve aiuto per... Per cosa? Sottrarremo le bande di Starrick al suo controllo. Devi puntare più in alto. Starrick ha amici in ogni classe sociale. Bisogna sfidarlo. Capisco cosa intendi.
Ci servono i Rooks. Non fonderai una banda di nome Rooks. Credo di aver avuto un'idea anch'io. La polizia deve chiudere un occhio sulle nostre attività. Abbiamo un amico, il sergente Aberline. Pare sia un mago del travestimento. E poi... i mocciosi. E i mocciosi? Esatto. I bambini sono ottime spie. Clara O'Day. Furba come una volpe. Infine, devi tenere a mente che Starrick non agisce da solo. Ci sono capi in ogni quartiere. Li incontrerai presto, non temere. Rexford Kaylock, capace di svanire nel nulla in un batter d'ali. Lo facciamo svanire sul serio? Direi di sì. Un momento. Un bersaglio che può interessarvi. È dura là fuori. State attenti. Non preoccuparti per me, Greeny. So gestire i criminali. Bene. Benvenuto a Londra. Arriva prima di Ivy. Vabbè, non l'abbiamo fatto. Ok, adesso siamo arrivati nella parte open world. Premi il touch per accedere alla mappa di Londra. Completa le attività conquiste per conquistare il territorio dei Blighters. Uccidi il capo della banda templare per conquistare il quartiere. Ok. Quindi non ci sono missioni storia? Non sto capendo. Cioè adesso vabbè, la missione è di conquistare Whitechapel, giusto? Allora, vediamo un po'. Questa è la mappa, bella grossa la mappa. Facendo lo zoom posso... Guardate che figata. Cioè la mappa è visitabile realmente. Ecco qua, questo è il Big Ben. Faccio vedere adesso dove lavoro io. Anche perché voglio vederlo anche io. St. Paul. Questa è la cattedrale di St. Paul. Dovrebbe essere. Vediamo. City di Londra. Sì, questa è per forza la cattedrale di St. Paul. Quindi ragazzi, io lavoro a Mansion House, che sarebbe qua. È qua vicino. Questo è il posto dove lavoro io. Quindi... beh, fatevi un po' l'idea. Vabbè, torniamo alla realtà, al gioco. Abbiamo ottenuto un punto abilità, andiamolo a consumare. La prossima abilità che prenderemo è... ne avevo viste parecchie interessanti. Trovi più materiali comuni da ogni fonte. L'occhio dell'aquila, questo dell'occhio dell'aquila è ottimo. Bene. Beh, se insisti. Ok, facciamo strada noi, dice Ivy. Premi option per accedere al menu principale e R3 per passare da Ivy a Jacob e viceversa. Ivy predilige un approccio furtivo, mentre Jacob preferisce lo scontro. Ivy e Jacob condividono soldi, esperienze e ricompense, ma hanno attrezzature e abilità diverse. Per il momento, ragazzi, io decido di usare Jacob. Allora, andiamo a provare quell'attività con la lettera A. Adesso vengo lì e ti do una lezione. Se sparisci o rischi di finire male. Vattene via e stai zitto. Vengo lì e fai cosa? Che fai? Eh? Che fai, eh? Ecco fatto. Che saliamo le scale qua. Barbone. Uccidi criminale. Che... no! Perché hanno ucciso quello? Ma porca miseria. Ah, questa è la missione principale. Livello suggerito 2. Aberline, giusto? I gemelli cercano il sergente Frederick Aberline in un vicolo di Whitechapel. Ricompensa 330. Facciamo questa, vai. Big Ben. Attack! No. Non vedo il signor Aberline. Beh...
Peccato. Ehi, hey, potrei sapere un paio di cosette sullo splendido gentiluomo di cui stavate parlando. Ma cosa... Diamine, cerchi di farmi scoprire. Cosa? Sergente Aberline, al vostro servizio. E voi invece dovete essere i gemelli Fry. Credevamo che fossi un poliziotto. E io credevo che tu fossi discreto. Henry dice che potresti farci passare inosservati. Sì, funzionerà così. Io vi darò i nomi dei membri delle bande e voi li consegnerete a me in silenzio. Oh, faremo più silenzio di una vecchia. Una vecchia baffuta che somiglia tanto a un poliziotto. Che personaggio Aberline. Sai che adesso lo dobbiamo seguire, ci darà qualche informazione. In qualsiasi caso, cercate di non infrangere la legge. Per il mio bene. Sali in alto. Non voglio cadaveri alla centrale. Avvicinate il bersaglio da dietro e convincete. Caccia ricercati, prendi in ostaggio il bersaglio e portalo al punto di consegna. La ricompensa è più alta per i bersagli vivi. La sorveglianza della polizia nella zona. Quando sei in incognito, dietro un nemico, premi cerchio per rapirlo. Muoviti lentamente con L vicino ai nemici per ridurre il raggio di individuazione. Se ti muovi velocemente con R2 potresti essere individuato dai nemici. Premi cerchio per spingere un prigioniero rapito dentro una carrozza. Ah, questa è la famosa demo che si è vista alle 3. Cioè che si è vista poco prima che il gioco uscisse. Ah, però io non ho visto chi devo rapire. Eccolo là, quello là. Ok. Individuiamo chi è. Homer Dalton. Vantaggio, completando questa sfida otterrai denaro e esperienza. Strategia, riporta indietro il bersaglio vivo. Ah, mi vedono subito. I poliziotti adesso stanno ammazzando a questi della banda. Ok. Mentre i poliziotti sono indaffarati. Hanno scoperto, porca miseria, devo capire bene come funziona questa cosa. Tanto quello sta scappando, fregatene. Ci pensa il poliziotto là. Adesso qua non ci dovrebbero essere cacacacci che mi guardano. Mannaccia miseria. Già, morite, morite. Jacob, mamma mia. Oh, mi hanno pure quasi fatto fuori. Oh polizia, che vuoi? Mannaggia la miseria. Ok ragazzi, non ci hanno scoperto adesso. Dobbiamo andare lentamente, però non so dove. Siamo amici, non è vero? Però devo capire dove devo portarlo adesso. Ah, eccolo là, la carrozza. Non mi serve una scusa per farti fuori. Esatto. Se non la smetti da... Bambini, andate via! Ma porca miseria. Fossi in te non aprirei bocca.
Esatto. Andiamo alla carrozza, sta un po' lontano. Bam, 200 metri. Non farti male, ma lo farò se serve. Speriamo che non mi beccano. Ti consiglio di non agitarti troppo. Non posso buttarlo qua sopra, no? Non aprire bocca. No, questa qua non va bene. No, 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 sbagliato. Sì, col cacchio, mannaccia la miseria. A te, ok, rapisci. No, al diavolo. Ok, riportiamolo vivo là. Oh, per la miseria. Non dovrebbero esserci scagnozzi qua. Questo è uno scagnozzo, quindi facciamo attenzione. Anche là ce ne sta un altro. Ok. Mamma mia, altri 130 metri. Andiamo nella folla qua. Una parola e sarà l'ultima. It's some sort of commotion. No, no, porca miseria, è scappato. No, al diavolo. Non una parola. Non fare il cattivo adesso che ci sta questo. Pensavi di andartene via così, giusto? Oh, per la miseria. Di una parola e sarà l'ultima. Ma questo mamma mia. Ma porca miseria, porca. Ma che fermi. Mannaggia, guarda come sta scappando lontano di nuovo. Ma dove vai? Mannaggia miseria, mannaggia. Ero quasi arrivato, ero. Vediamo un po' se te ne va. Che qualcuno lo fermi! Pure la polizia adesso, pure la polizia, mannaggia. No, al diavolo! Pensavi di andartene via così, giusto? Ok, vediamo un po'. Per la miseria! Anche se c'è un altro scagnozzo là. Abbiamo passato a quello. Non aprire bocca. E vai. Jackson, essendo dall'altra parte della strada. Ok, questi tre sono andati via. Ci siamo? Ah, finalmente. Riporta il bersaglio vivo, Federico Albrain, livello lealtà 0. Prossima ricompensa, revolver 1856, calibro 54. Va bene.
Trova alleati in giro per Londra e aiutali. Aiuta gli alleati per aumentare la loro lealtà verso i Rooks. La lealtà sblocca ricompense di valore uniche. Ah, vedi. Caccia ricercatori completa. Ho sbloccato un po' di Whitechapel. Quindi queste qua gialle sono tutte le missioni di primarie. Mentre qui c'è uno scrigno, qui c'è un negozio, le illustrazioni. Qua ci possiamo ubriacare. Antiche bottiglie di birra. Abbiamo un po' di collezionabili. Qua abbiamo fiore pressato. St. Mary Melfaton. Poi qua ovviamente abbiamo i glitch del di Helix. Ok, ora ho capito come si porta avanti la storia. Bene. Vediamo andiamo a vedere adesso un negozio. Cosa si può comprare al negozio? Io credo di avere un bel po' di soldini. Il primo negozio è qua vicino all'angolo. Andiamo a vedere. Così vediamo come si personalizza un po'. Ma questi mi seguono sempre, sti bagarospi. Non si fanno i cacchi loro. Ah, ecco qua un ambulante. Per fare acquisti devi essere anonimo. Sono anonimo. Ecco qua. Ok, qua mi fa riempire tutto con le bombe fumogene, i coltelli, i proiettili e mappe del tesoro. Che abbiamo 5000 pound, mizzica. Vabbè, però non ci serve. Io pensavo di poter acquistare tipo vestiti. A proposito, vediamo un po'. Inventario, armi. Abbiamo la cazzottiera. Poi abbiamo il bastone animato da iniziato. Questi si sbloccano. Cucchiaini di ferro. Questo oggetto deve essere prodotto. Devi avere il livello 4. Un'arma utile che infligge danni notevoli. Vabbè, poi più andiamo avanti, più sblocchiamo nuove armi. Ce ne sono parecchie. Abbiamo solo i guanti da assassino. Armi da fuoco. Abbiamo solo il revolver. Cinture. Solo questa cintura. Ah, non è sbloccata una cintura da iniziato. Ah, devi avere livello 2. Quindi ci sono dei livelli da dover avere per poter equipaggiare determinati guarda qua, guarda, determinati vestiti. Grande questo, ragazzi. I colori, si possono cambiare i colori, come avevamo visto. Anche per cambiare i colori servono soldi. Abilità, abbiamo dei punti abilità. Abbiamo 3 punti abilità. Quindi possiamo sbloccare della roba. Allora aumentiamo un po' l'energia, che ho visto che si abbassa subito. Poi abbiamo inarrestabile. No, non mi interessa. Ma me la cambo. Io direi di prendere questo qua. Così possiamo aprire i forzieri. Hai raggiunto un nuovo livello. Livello 2. Ora quindi possiamo mettere pure la cintura dell'iniziato. E poi qua servono 2 punti abilità per prendere queste, sì. Quindi acquistiamo questo per il momento. Bene. Ora andiamo di nuovo nell'inventario. Possiamo mettere la cintura che avevo. Così siamo ancora più forti. Bene ragazzi, questa puntata di Assassin's Creed Syndicate finisce qui. Se volete sapere come andrà a finire, collegatevi sul canale degli Amendola Brothers per la prossima puntata. Non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, yo!